Colleghi, colleghi, abbassate quel cartello. Chiedo ai commessi di intervenire immediatamente. Rimuovete quel cartello, per favore, lo chiedo ai commessi. Colleghi, colleghi, colleghi. Saremo qua fino a notte per protestare e far capire a tutti i cittadini cosa sta combinando il governo Renzi, Padoan e tutto il resto del governo. Questo decreto è un atto ignobile nei confronti del bene fondamentale delle famiglie italiane, che è la casa, uno dei beni necessari alla sopravvivenza delle famiglie italiane. Questi istituti bancari, quelli che hanno truffato i cittadini di Banca Etruria, con la complicità del governo, hanno truffato i cittadini nelle Marche, in tante altre realtà, saranno anche giudici e futuri agenti immobiliari. Pare che già il governo sia parzialmente, ma per noi ancora in maniera insufficiente, tornato sui suoi passi. Questo è un successo dell'opposizione e dei 5 Stelle. Dobbiamo tutelare l'interesse della parte debole, e in questo caso la parte debole è il cittadino, non la banca che è forte. Stiamo recependo una direttiva europea che metterà in ginocchio milioni di cittadini italiani, soprattutto perché le banche potranno mettere le mani sulla loro casa. C'è un Unicredit che ha un'agenzia immobiliare che si chiama Subito Casa. E questo è esattamente il decreto che possiamo soprannominare il decreto di Subito Casa. Noi gli diamo 24 ore, se vogliono venirci a dire che ritirano il decreto, vengano a farlo domani. Altrimenti noi domani pomeriggio ricominciamo quello che vedete, perché se il governo non va al Parlamento, come vedete è il Parlamento che va dal governo. Noi avremmo votato favorevolmente al testo, seppur perfettamente consapevoli delle numerose criticità del testo, molte delle quali sono state evocate già qui in aula. Però forse ancora qui oggi nessuno ha ricordato un'altra criticità che paradossalmente è esattamente l'opposto dell'eccessiva severità, perché ricordiamo che nel testo modificato dalla Camera, il giudice nel caso di concorso di colpa può ridurre fino alla metà la pena in concreto erogata, quindi stiamo parlando della possibilità che anche a fronte di una pena edittale così relativamente lieve, che parte da un minimo di 2 anni, si possa partire addirittura da 1 anno per poi magari beneficiare di tutti gli sconti previsti dalla normativa processual penalistica nel caso di patteggiamento o di giudizio abbreviato. Pertanto, per tutte queste considerazioni, il Movimento 5 Stelle, ovviamente come non ha mai fatto quando è stata posta la questione di fiducia, non voterà la fiducia. E noi ci auguriamo che comunque, se questa legge entrerà in vigore, riteniamo che sia importante far capire la severità e della necessità del rispetto del famoso motto che è o bevi o guidi. Inserire le pensioni di invalidità all'interno del calcolo dell'ISEE è qualcosa che è indecente e anche fuori legge. Lo Stato ha sbagliato, nonostante avesse sbagliato la prima volta, ha fatto ricorso alla sentenza del TAR e ha perso. E non serviva una sentenza del TAR per capire che era incostituzionale il fatto che potesse essere computato il livello di reddito della famiglia del disabile per creare l'indicatore della situazione economica equivalente. È da anni che cerchiamo di farvi capire che questa è una cretinata totale. Ve l'ha fatta capire il TAR, ora da che parte state? Dalla legge o contro legge? Avevate calcolato tutto, lo avete fatto apposta, in malafede, senza fermarvi davanti a nulla. E ora, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, voi siete fuori Concluda. Legge. Per questo non Concluda. Dovete andare, perché siete contro lo Stato. Allora noi che cosa chiediamo in questo emendamento? Chiediamo una cosa ben precisa: di procedere anche con un'apposita iniziativa normativa all'esclusione dalla determinazione dei redditi ISEE delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura. Quindi, oltre al processo delle intenzioni, questa è una richiesta chiara. Bisogna capire se veramente si vuole risolvere la situazione, e lo capiremo con la risposta, col voto a questo emendamento. Quindi, se voterete in maniera contraria, noi sappiamo quali sono le vostre intenzioni. 154 favorevoli, 257 contrari, la Camera respinge. Siamo oggi a Bruxelles per parlare di RC Auto. I cittadini italiani sono discriminati non solo nei confronti dei cittadini europei, ma come sapete c'è anche una discriminazione nei confronti dei cittadini del sud Italia, nei confronti appunto di quelli del nord Italia, perché le tariffe sono molto più alte in generale nel sud Italia. In Italia in queste ore si sta dibattendo sull'articolo 7 del disegno di legge concorrenza, articolo 7 che deriva da un nostro emendamento passato alla Camera dei Deputati nel luglio 2015. Il PD vuole modificare l'articolo 7,
vuol dire che il PD sta facendo gli interessi delle lobby assicurative. Abbiamo presentato alla Commissione europea un'interrogazione per chiedere alla Commissione appunto di valutare azioni a proposito di queste tariffe esagerate. 9 esponenti del Partito Democratico su 10 hanno patteggiato una pena nel processo penale per le firme false del PD di Torino e sono arrivate le condanne. È stato accertato dal Tribunale Penale che non solo sono state falsificate le firme dei sottoscrittori, ma anche le firme di chi ha autenticato i moduli. Quindi ci sono interi moduli che sono nulli. Questo potrebbe portare all'annullamento della lista del PD di Torino. Quindi devono decadere 8 consiglieri del PD di Torino. Sarebbe in bilico la maggioranza di Chiamparino. Tra l'altro ne subentrerebbero 4 del Movimento 5 Stelle. Questa per noi è una vera emergenza democratica, perché non importa chi ha vinto le elezioni, non si può pensare di prescindere dalle regole. Siamo qui in sala Nassirya al Senato per far sapere a tanti e tanti italiani che esiste anche una questione di Tibet, una questione sottovalutata, una questione per certi versi negata, perché non si deve portare fastidio alcuno alla Cina. Siamo qui e stiamo promuovendo conoscenza, perché la conoscenza libera le coscienze. Io penso che uno degli scopi del movimento sia anche quello di promuovere l'interculturalità, e questo è un episodio bellissimo di questa storia. Stiamo facendo la rivoluzione e combatteremo metaforicamente per il Tibet. Il Movimento 5 Stelle come forza politica non può non appoggiare un processo di dialogo e concordia che guardi al futuro con giustizia e onestà, anche intellettuale. Tibet is a peaceful country and we have a Dalai Lama. Please support us. Tibetan people are suffering inside Tibet under the Chinese government. Abbiamo portato questa bottiglia di olio d'oliva extravergine in tutte le sedi del Parlamento europeo. Abbiamo lottato per difendere il Made in Italy e la nostra agricoltura. Abbiamo chiesto un incontro all'alto rappresentante Federica Mogherini, che ha proposto questo provvedimento che si terrà la prossima settimana. Abbiamo presentato un emendamento qui in Parlamento europeo che è stato approvato. Noi da Bruxelles sosteniamo i nostri colleghi alla Camera e al Senato in questa battaglia in difesa della nostra produzione di qualità. Il Parlamento europeo ha dato il via libera ad importanti importazioni di olio d'oliva tunisino. Il mercato italiano sarà invaso e andrà al collasso a causa dei moltiplicarsi delle frodi. Oli d'oliva importati, spesso mescolati con quelli nazionali, per acquisire una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri. Grazie al 5 Stelle europeo il provvedimento è stato rinviato, obbligando così l'apertura di un nuovo negoziato tra Stati membri. Adesso, se il governo Renzi davvero vuole difendere l'Italia dall'invasione dell'olio tunisino, ha l'opportunità per opporsi. Il ministro Martina e il ministro Gentiloni possono opporsi a questo provvedimento in Consiglio europeo. Con il canone RAI i partiti stanno finanziando i propri giornali di partito. Si sta drogando il sistema dell'informazione, perché semplicemente ci vuole un'informazione accondiscendente verso il potere. Il rapporto diretto tra il governo e gli editori, a nostro avviso, è controproducente per il pluralismo dell'informazione, l'autonomia, l'indipendenza dell'informazione. Quindi gli italiani quasi quasi vi dovrebbero dire grazie per lo sconto sul canone. Gli italiani l'hanno costruita la RAI con le loro tasse. Allora, voi non volete abolire il finanziamento all'editoria e vi volete fregare anche i soldi della RAI tramite il canone che pagano i cittadini. Io, sottosegretario, la televisione non ce l'ho, il canone non lo pagherò, spiegherò ai cittadini come non pagarlo e sarà un piccolo atto rivoluzionario. Grazie. Grazie. Adesso procediamo con la pagina 57, questi emendamenti io non li conosco, non so bene cosa sia, inammissibile. Inammissibile pagina 58. Inammissibile pagina 59. Inammissibile pagina 60. Sulla base del regolamento l'inammissibilità la decido io. Punto.
Se vogliono venirci a dire che ritirano il decreto, vengano a farlo domani. Altrimenti noi domani pomeriggio ricominciamo quello che vedete, perché se il governo non va al Parlamento, come vedete è il Parlamento che va dal governo.